Che tristezza. Tristezza perché, cioè, veramente complimentoni, tra virgolette, allo Spezia, perché è stato nettamente migliore a noi. E tristezza perché proprio ieri io non so dov'era, dove se c'era la voglia di fare la partita, di provare a fare qualcosa, di provare a giocare, provare a fare punti. Niente, proprio ieri il tracollo totale, delusione totale soprattutto, parlando per me, dispiace tanto. Dispiace tanto perché non è che Dio fattibile o meno la partita, perché comunque lo Spezia o la Spezia, insomma, è una squadra che ha giocatori validi, nel senso, una squadra comunque che, nonostante la rivalità, cioè, deve essere onesto, deve essere realista, ha una squadra piuttosto, a livello di qualità, piuttosto buona, assolutamente. Quindi non è che ieri che culo ha vinto lo Spezia, non meritava, assolutamente no, anzi, come ho iniziato il video, complimentone allo Spezia, perché ieri ha fatto una partita che però, senza togliere i meriti appunto a quest'ultimi, gli si è permesso di farle noi, di fare fa noi la partita, perché ieri veramente improponibile, una cosa bruttissima. Perché un discorso diceva bene, ok, a livello di, diciamo così, tecnicamente sono più forti, ci si prova, viene fuori niente, diceva ok, zero, ieri non ci avevo provato, cioè più che provato, nemmeno non ti riusciva, proprio zero, sbagliavi di tutto. Io penso che nessun reparto, nessuno dei altri reparti, a partire portieri, difensori, insomma, cioè trampisti, attacco e attaccanti, ieri ha fatto qualcosa di giusto. Zero, zero, zero. Ora, vabbè, portiere, anzi, forse è l'unico che nonostante il gol, diciamo, un po' si salva, tra virgolette, perché addirittura, se Mazzoni ci può venire in mente la scena del primo tempo, se magari nel primo tempo non faceva la parata lì, forse addirittura per Dean, il gol poteva essere ancora di più. Difesa non se ne parla, c'è chi dà tra virgolette la colpa alla sostituzione di Emerson, c'è chi no, infatti se no, perché alla fine forse sì, anche se c'era Emerson, magari forse ne potete prendere di meno, però alla fine perde, perché oh, è che lo Spezia ha cominciato a diventare pericoloso dopo la sostituzione di Emerson. Era da un po' che c'era puzza nell'aria, che alla fine se la prende go, era un male, e quindi appunto la difesa sia con Emerson che senza Emerson ha sbagliato più o meno tante osie. Centrocampo non se ne parla, vedi sti bimbi. Io ho appena visto Strasser, che io non so se è stata scelta tecnica o scelta tra virgolette obbligata, perché magari ti mancava gente, e credo proprio che sia stata così la seconda. Però se io Strasser ho detto mamma mia, mamma mia. A me Strasser mi dispiace, però a me non mi è mai arrivato, né quando, se non sbaglio, giocava nel Milan, nel Genova, e di là. Tutti dice Strasser è troppo, questo viene da qui, qui, qui. Bimbi, ora non per dare il pallone, per l'amor di Dio, però perse una palla sul primo gol, ha sbagliato uno stop clamoroso, se non sbaglio, sì, il primo gol, insomma, è voluto fare l'azione, non dico che è stata colpa sua, però ci ha messo del suo, per dire, insomma, a partire da Strasse, a partire da tutte le parti, Rivedivani, niente, Djokovic, ne ha azzeccato uno su 47 passaggi, uno ne ha azzeccato, Moscati sulla fascia, non se ne parla, vabbè, centrocampo zero, attacco ragazzi, boh, i ragazzi avvantaggiati potevano stare benissimo a casa, ma non tanto perché magari non hanno fatto proprio zero. I ragazzi o è in forma o non è in forma, quando è in forma fa il fenomeno, quando non è in forma fa proprio l'opposto, fa stracà, e mi è dispiaciuto tanto anche ieri. Ah, cazzo, che palle, è vero che non è che ti sei reso pericoloso, perché forse credo l'unica occasione che c'è avuto per poter fare gol, l'occasione concreta, è stata quando manca fino a fare un autogol nel primo tempo loro, per dire, il cross, penso proprio si ricordi, cioè, per il resto è zero, non ti sei mai reso pericoloso, l'attacco non c'era proprio, vantaggiato prova a fare qualcosa, non ha mai saltato l'uomo, non ha mai già provato, addirittura cominciava a tirare da, non da fuori dal centro, però ai limiti dell'aria, vantaggiato solito un tira di lì, tira piuttosto va dentro l'aria, per dire,
Proprio zero idee, zero gioco, zero tutto, veramente prestazioni improponibili, indecenti. E dispiace, sì, sia per il classifico, sia per la prestazione, sia appunto per il risultato, bla bla bla. Ma a me personalmente, in primis, perché comunque contro lo o la Spezia, non capirò mai, vabbè, Dio lo Spezia. Personalmente parlando, ti dico che la sentivo come magari un derby, come un derby, via, come contro il Pisa. Magari sì, no, però è una partita che io personalmente sentivo parecchio. Perderla così, gira il cazzo. Che non ti sei messo in gioco. Cioè, non è che se ci dicevano che saranno più forti, fine, ci hai dato il massimo, no. Zero, proprio hanno strameritato di vincerlo. E' questo che mi piace le palle, che te ne avevo fatto un cazzo, eh? E già le palle perché, cioè, sei veramente incostante. E su questo punto di vista lì lo so, bisognerebbe comunque anche risolverla, perché non si può essere così. Fa un dio un partitone, però delle partite discrete e poi andare giù subito così. Cioè, capite? Dice, vabbè, una volta ci può stare, ma non è una volta. È diventato più raro vederli vorno già bene che vederlo già male. Perché ultimamente, tralasciando la partita dell'altra settimana, io boh. E a volte Dio, secondo me ci sarà una bella squadra, vedi, a volte boom. E se non è nemmeno tanto, come si può dire, perché ho sentito di anche gente, no? Magari è Gelaine, insomma, l'allenatore, chi ci mette anche del suo. Ripeto, è vero, l'allenatore c'è la sua importanza, anche perché se no non c'era, no? Nel senso. Però alla fine in campo ci vanno i giocatori. Tutta sta nella mentalità, nella voglia, nell'aggressività, cioè cazzo. Io, ora lo dio sì, forse infatuato dalla partita, insomma, su questa partita lì. Però il Livorno, da quando ho cominciato a seguirlo, no? Quindi qualche annetto buono fa, ora, sì, vabbè, sarò cresciuto e non dico che ho sempre capito di calcio, ma io non ci capisco nemmeno ora. Però, confrontato a prima, mi reputo un pochino più, tra virgolette, acculturato, no? Sul calcio. E comunque, però, se posso, è che Livorno nell'ultimo anno è andato giù. Proprio giù. Sì, dice, vabbè, siamo tornati in Serie A, forti, bla bla bla. Questa è la sua parte, eh. Però, a livello anche di giocatori, vedi, va. Questa è una sera a parte, come ho già detto, mi è andato giù tanto. Vabbè. E niente, andando alla partita. Niente, un certo addio. Prestazione orribile, guarda, proprio uso un termine cattivo, orribile e indecente. Cioè, la mia non è una risata, gli cioè, no, sa, risata presa per il culo, ho detto, no, sì. E dispiace, perché sono d'accordo che era un campo difficile, c'era anche questa sorta, sì, di rivalità piuttosto sentita, però ieri hai fatto, cioè, per il mio ha fatto una bella fiorinetta, ma l'ha fatta bella grossa. E quindi niente. Boh, come dio sempre, fine video, speriamo di rifarci la prossima partita. E non so se posso dire, anche perché la spera, perché si sta avanti, sì, ragazzi, ma non tanto per poter andare, per poter lottare per eventuale, insomma, playoff, barra, direttamente in Serie A, non tanto per quello, ma anche a livello di dignità, tra virgolette, cioè così te la prendi per il culo, è vero. Se ne avessi, ieri fatto, come ho già detto, una bella figura di merda. E quindi niente, il video finisce qua e non c'è da dare, come a volte faccio, né un top né un flop, perché cioè forse l'unico che si può osservare è Mazzoni, però lo stesso ha preso 3 gol e non sto dando colpa a lui chiaramente, però non è che posso nemmeno dire che è stato quel grande top, mettiamolo così, bravo su alcune occasioni, soprattutto quella che ho già detto, il primo tempo, che ha levato una palla che era un gol. Quasi gol, mettiamolo così, e niente, per il resto veramente tutto un flop, un floppone peso, mettiamolo così. Quindi niente, ci vediamo nel prossimo video, e sì, speriamo bene. Via, mettete questo solo tutti, ciao.